Domenica di Pasqua sta arrivando. Tra colombe tradizionali, uova innovative e golosità di cioccolato e zabaione, ecco le proposte di alcune pasticcerie fentine per rendere l'appuntamento pasquale ancora più dolce. La voglia di stupire non manca. Di chi sarà l'uovo di Pasqua più buono? Ok, e quali sono le proposte per Pasqua 2017 della pasticceria Fiorentini? Cosa avete in mente da presentare ai fentini per questa le Pasqua? Le proposte per il 2017 sono poi le proposte pasquali della grande tradizione della pasticceria italiana che partono dalla proposta della colomba che noi presentiamo in tre differenti tipologie, tre differenti gusti che vanno dalla colomba tradizionale poi a qualcosa di più estroso che si sposta sul gusto dell'albicocca, sul candito. Dopodiché abbiamo le uova che sono l'altro grande caposaldo della Pasqua che le proponiamo al latte fondente oppure associati latte e fondente e per i quali poi per i clienti presentiamo un prodotto la cui sorpresa può essere inserita all'interno dal cliente, quindi personalizzato, artigianale, chiuso sul momento per, diciamo, per fornire un servizio in più anche un pochino più privilegiato per i nostri migliori clienti. Dopodiché abbiamo anche, associamo a questa la preparazione di torte classiche come la pastiera, piuttosto che le torte di pan di Spagna a forma di uovo, glassate e spruzzate al cioccolato, piuttosto che glassate alla vaniglia con qualche decorazione colorata e pasquale che è sempre il tema principale di questa festa. Quali sono gli ingredienti per una colomba speciale? La nostra colomba è assolutamente con lievito madre, senza conservanti. E appunto come diceva Alessandro prima abbiamo queste tre tipologie, l'albicocca e tre cioccolati che è un po' un gusto particolare, la tradizionale e la nostra classica al fior di cioccolato. La particolarità della nostra colomba è che non ha assolutamente nessun conservante, quindi è anche molto delicata. Di colomba, un dolce tipico insomma per la Pasqua. E quali sono le altre novità che proponete come pasticceria per Faenza per questa Pasqua 2017? Allora, per me è la prima Pasqua che faccio nella mia azienda, quindi ho concentrato il tutto su sicuramente una buona colomba tradizionale, senza trovare dei gusti alternativi che a volte escono un po' fuori dagli schemi per i miei gusti. E io preferisco fare buono quello che è la tradizione. Poi ci sarà tempo di mettere un po' di creatività. E sulla soggettistica abbiamo dal baffo che mi rappresenta, un uovo con una glassa al cremino sopra e il baffo da me riportato anche nel mio personaggio. E abbiamo dalla ranella il gregge di pecore su questo uovo, e dall'uovo pollock che è questa news di questo uovo un po' particolare dove va a riferimento anche a basarsi sulla scatola della colomba, quindi un po' più estrosa e un po' fuori dagli schemi. E poi ci prepariamo subito per le novità per tutti i faentini che sono l'inizio delle nostre torte in barattolo, dei semifreddi, base parfait, base meringa e il gelato. Il gelato sarà supportato dal nostro Dior, quindi dei possedere, delle coppe gelato, pochi gusti ma naturalmente buoni. Quali sono le novità della Pasqua 2017 della pasticceria Cenni? Allora, le nostre novità sono innanzitutto una nuova colomba all'amarena, con amarene molto pregiate e molto buone. Le altre nostre colombe sono cavallo di battaglia, quelle tra cioccolati, cioccolato bianco al latte e fondente, altrimenti abbiamo le nostre classiche che sono canditi e uvetta. Il nostro pasticcere si diletta molto con l'utilizzo del cioccolato, fondente molto pregiato e anche al latte per i più piccoli, utilizzando magari anche varie forme come gallinelle, coniglietti molto simpatici. Le nostre uova sono appunto uova anche decorate in modo classico con frutta secca, quant'altro, anche rocher, un po' di cioccolato con la nocciola, altrimenti abbiamo anche decorazioni più simmetriche e geometriche per i più curiosi. Le nostre decorazioni sono tutte fatte interamente a mano da una nostra collega. Quest'anno per la creazione delle nostre colombe abbiamo utilizzato un burro molto pregiato francese che rende la pasta ancora più buona.